La ringrazio Presidente. Interverrò brevemente perché è un emendamento che ha un significato politico molto importante abbinato ad una portata normativa evidentemente più leggera, ovvero sia riguarda esclusivamente la diminuzione del numero dei parlamentari. Noi siamo ovviamente concordi con questa richiesta e con questo emendamento, non siamo sufficientemente soddisfatti dell'abbassamento che da 630 alla Camera passa a 500 successivamente a 490 con una norma di coordinamento, ma riteniamo che sia comunque un passo avanti. Sia un passo avanti che ha anche una valenza politica, perché finalmente qualche membro del Partito Democratico che nelle campagne elettorali delle elezioni politiche del 2013, in particolar modo portate avanti da quello che oggi è il Presidente del Consiglio, portava avanti proprio in maniera propagandistica la diminuzione, se non il dimezzamento dei parlamentari e degli stipendi dei medesimi, quantomeno sul primo punto alcune forze della Partito Democratico, seppur ahimè ritirano l'emendamento, hanno voluto depositare emendamenti di questo tipo. Il significato normativo invece che cosa ha? Rappresenta quantomeno un riequilibrio ed un abbassamento di costi. Ovviamente la cosa dovrebbe essere rapportata con un riequilibrio anche del numero dei senatori, perché eccessiva differenza tra gli uni e gli altri fa sì che il problema, che è il principale problema della riforma del governo, lo strapotere della Camera, l'unica Camera politica i cui numeri sono talmente superiori a quelli del Senato da poter incidere quasi essa solo nella scelta di tutti gli organi di garanzia e in generale delle scelte politiche. Ciò per dire che oltre a sottoscrivere ovviamente ne voteremo favorevolmente. Grazie Presidente.